Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo oggi a parlare niente proprio di meno che di Vampire Survivors, un gioco che ultimamente è stato ripreso in mano da me, ovviamente, ma anche penso da altri giocatori, proprio perché è stato introdotto l'ultimo DLC. Ma fondamentalmente parlando, se dovessi descrivere il gioco o dovessi consigliarlo a qualcuno, che cosa si deve dire di Vampire Survivors? Vampire Survivors fondamentalmente è un videogioco, ovviamente, in stile roguelike, shoot 'em up, se proprio lo vogliamo classificare in un genere, che è stato sviluppato e pubblicato da una singola persona. Addirittura, ovvero Luca Galante, che è stato praticamente il promotore di questo gioco e che fondamentalmente lo ha reso quello che è in questo momento. Inizialmente il gioco è stato reso al pubblico come un accesso anticipato a partire dal 17 dicembre del 2021 e poi è stato ufficialmente pubblicato su sistemi Mac OS e Windows a partire dal 20 ottobre del 2022. Successivamente abbiamo invece i porting che sono stati realizzati sia per Xbox One e per Xbox Serie X ed S, che sono stati pubblicati a partire dal 10 di novembre del 2022, mentre invece addirittura per i sistemi Android e iOS dall'8 dicembre del 2022. Quindi abbiamo avuto comunque la possibilità di esplorare questo titolo su veramente tutte le piattaforme. Come funziona fondamentalmente questa tipologia di gioco, ma più nello specifico Vampire Survivors? In Vampire Survivors avremo a disposizione una serie di personaggi che ovviamente andremo a sbloccare pian piano tramite alcuni obiettivi e tramite anche alcune diciamo, situazioni particolari, anche se più delle volte bisognerà trovare una vera e propria bara all'interno di ogni livello per sbloccare il personaggio che poi potrà essere comprato nel menu iniziale e poi utilizzato per le nostre run, anche perché appunto il gioco si sviluppa in run. Che cosa vuol dire in run? Le run sono dei singoli segmenti di gioco dalla durata di 30 minuti esatti, che per i più bravi, per i più skillati, possono essere anche estesi a 31, anche perché alcuni obiettivi poi richiederanno i 31 minuti presenti all'interno della diciamo della mappa, ma fondamentalmente ogni stage dura 30 minuti. Il nostro scopo è per l'appunto sopravvivere per 30 minuti a una serie di nemici e quindi avversari che verranno per spolpare le nostre carni, detto in maniera molto molto gentile. Infatti, di per sé il giocatore che seleziona il personaggio sarà libero di muoversi in uno spazio che viene rappresentato con una grafica pixellosa e bidimensionale che inizialmente sembra quasi infinita, cioè noi possiamo percorrere comunque una mappa abbastanza grande che è sempre infinita, ma tecnicamente ogni mappa ha i suoi confini e ha ovviamente i suoi limiti. Successivamente, come detto prima, dobbiamo combattere questi nemici tramite ovviamente le armi e le abilità che abbiamo in possesso e che possiamo sbloccare anche successivamente, perché man mano che cresceremo di livello e quindi acquisiremo esperienza tramite i nostri combattimenti, avremo la possibilità di ampliare il nostro arsenale, quindi avremo la possibilità di equipaggiare 6 equipaggiamenti attivi e 6 equipaggiamenti passivi che, uniti tra di loro, possono portare a delle evoluzioni delle nostre armi o addirittura portare delle combo che poi successivamente possono in un qualche modo cooperare tra di loro. L'obiettivo del gioco, ve l'ho già detto, è praticamente sopravvivere fino allo scadere del tempo e successivamente, una volta scaduto il tempo, il nostro giocatore otterrà le ricompense che ovviamente ha accumulato durante tutta la partita. Più prevalentemente si parla comunque di soldi che servono appunto per sbloccare dei potenziamenti permanenti nel menu apposito oppure comprare i personaggi qualora poi devono essere sbloccati all'interno della selezione dei nostri personaggi. È disponibile ovviamente all'interno del gioco una serie di collezionabili, è disponibile all'interno del gioco una serie di obiettivi e traguardi che si potranno in un qualche modo consolidare man mano che per l'appunto giochiamo e che avremo modo comunque
comunque di rispettare e completare durante tutte le nostre molteplici partite, e ovviamente ci permetteranno in futuro di ottenere permanentemente oggetti sbloccabili, armi e personaggi. La trama fondamentalmente di questa storia, perché sembra strano, cioè sembra comunque un giochino molto semplice, molto basilare, ma in realtà questo gioco presenta comunque una piccola trama, una piccola lore. Infatti diciamo che la storia segue le orme di questa famiglia che si chiama Bel Paese, proprio perché appunto lo sviluppatore italiano ha messo tantissime citazioni sia per quanto riguarda i nomi o per quanto riguarda le tecniche alla nostra amatissima Italia, e di questo non possiamo che farne un grandissimo applauso. Infatti la famiglia Bel Paese, di cui fanno parte ovviamente i fratelli, che sono Antonio, Imelda, Pasqualina e Gennaro, che saranno tecnicamente anche i personaggi iniziali che avremo a disposizione nel nostro gioco, praticamente lottano per liberare la loro terra natia dai vampiri. Infatti il gioco prende il nome per l'appunto di Vampire Survivors, nei quali ovviamente, sbloccando anche i diversi livelli, i giocatori stessi avranno la possibilità di incontrare e poi successivamente aiutare un eremita che si chiama Poraccio, che sentite ovviamente già anche la pronuncia di alcuni nomi dei personaggi, riportano ovviamente alla nostra lingua e riportano comunque principalmente a degli insulti o comunque a dei modi di dire e di fare del nostro paese. Che poi successivamente si unirà al gruppo di questi fratelli, per poi ovviamente cercare all'interno della libreria, che è per l'appunto un altro livello presente all'interno del gioco, dei vari tomi che possano in un qualche modo ampliare il loro potere, e poi cercare effettivamente di distruggere definitivamente questa casata di vampiri e permettere comunque al nostro Bel Paese, sia dal punto di vista morfologico che dal punto di vista anche esistenziale, proprio come famiglia Bel Paese, di poter vivere nuovamente felice e tranquilla all'interno della loro terra. Devo ammettere che il gioco inizialmente sembra essere ripetitivo e noioso, ma man mano che si va avanti e si riesce in un qualche modo a capire bene le meccaniche del gioco, costruire bene anche le combo e le build, si avrà la possibilità comunque di gestire il tutto in maniera molto più performante. Il mio consiglio per quanto riguarda questo gioco è assolutamente di giocare e sperimentare. Esiste anche una bellissima wiki su internet, dove avrete la possibilità comunque di poter guardare più nel dettaglio come funzionano i personaggi, i consigli su alcuni oggetti da prendere con alcuni personaggi, perché ovviamente ognuno avrà le sue caratteristiche e ognuno avrà le proprie peculiarità, quindi giustamente scegliere un personaggio rispetto a un altro permette di potersi sviluppare in un modo rispetto a un altro, ed è questo che rende comunque il gioco appetibile e praticamente mai noioso, proprio perché si ha la possibilità comunque di giocare anche gli stessi livelli, sbloccare comunque anche delle difficoltà, delle agevolazioni e anche delle modalità segrete man mano che ovviamente diventeremo più forti e soddisferemo gli obiettivi che il gioco stesso ci impone. Infine, per concludere, dato che comunque non c'è nient'altro praticamente da dire del gioco, essendo comunque un gioco semplice ma allo stesso tempo molto articolato, il mio consiglio è quello ovviamente di non perdere subito la pazienza, cercare di interagire il più possibile con il gioco, cercare di capire bene come funzionano praticamente tutti i personaggi e tutte le varie combinazioni. Se ovviamente avete difficoltà, andate a consultare la wiki, ma è assolutamente un titolo estremamente valido. Tra l'altro è appena uscito il nuovo DLC che è possibile comunque acquistare. È un gioco che tra l'altro trovate gratuitamente nella sua edizione base sul Xbox Game Pass, mentre invece se volete poi acquistarlo in maniera completa con tutti i DLC potete benissimo scegliere di utilizzare o Steam oppure sempre il vostro account Microsoft, se ovviamente avete l'intenzione di voler comprare l'intero pacchetto da lì. Se volete acquistare tramite Instant Gaming potete utilizzare il link, tra l'altro, che trovate qui sotto nella descrizione del video, dato che io sono partner di Instant Gaming, e potete tranquillamente utilizzare il mio link referenziale sia per avere comunque uno sconto abbastanza importante sul gioco e anche dare una mano a me per quanto riguarda ovviamente il mantenimento più che altro del canale.
Detto ciò, non ho nient'altro da dire. Spero che il video in realtà possa esservi interessato e possa esservi piaciuto. Io ovviamente vi rimando con la prossima settimana al prossimo video e al prossimo da giocatore a giocatore. Non ho nient'altro da dire, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, non dimenticate di mettere like, di iscrivervi al canale, spargere la voce per far crescere anche la community. Bye bye!